Ciao, qui Eli Prandi ed oggi andiamo al 1990, indietro di 32 anni, quando Capitan America girava con la sua sportiva Turbo Coupé, entrambi dalla linea Marvel Super Heroes prodotta da una giovanissima Toy Biz. All'epoca la DC Comics stava vivendo un periodo d'oro grazie all'incredibile successo del film Batman di Tim Burton, ma ancora la Marvel non aveva deciso di rispondere a tono. Esistevano più o meno contemporanee alcune ridicole produzioni televisive che cercavano di rilanciare un Hulk interpretato da Lou Ferrigno ormai completamente passato, un tentativo mai entrato in produzione di film di Spider-Man degli anni 80 e un film di Capitan America uscito proprio nel 1990, molto economico però, diretto da Albert Pyun, un regista noto per essere in grado di poter portare a termine una produzione anche con budget ridottissimi. Si trattava di una produzione di serie B costata pochissimo, diciamo anche realizzata molto male in maniera goffa, mai uscita al cinema, direttamente in videocassetta. Noi come bambini o ragazzini del film di Capitan America potevamo apprezzare l'opportunità di vedere il supereroe in carne ed ossa, all'epoca non era cosa comune, e magari un paio di canzoncine orecchiabili. In generale, comunque, il film era molto brutto, il nostro supereroe aveva delle bruttissime orecchie di gomma che uscivano dal cappuccio, l'attore non era decisamente il più adatto per la parte, nonostante fosse il figlio di uno scrittore famosissimo. Il film è girato quasi interamente in Italia, con un titolo come Capitan America, insomma, un vero disastro. Decisamente ancora la Marvel era lontana dal suo grande rilancio che abbiamo visto con gli anni 2000. In quell'anno comunque, nel 1990, la Toy Biz, che era ancora alle prime armi sulla produzione di action figure, stava facendo un passo avanti rispetto ai suoi esordi. Infatti l'anno prima aveva realizzato i giocattoli per il film Batman di Tim Burton, pessimi, e con essi aveva lanciato una linea dedicata ai supereroi della DC Comics, insomma un emulo dei superpowers della Kenner. Non solo un emulo, una vera e propria serie di tarocchi, apparentemente clonati, anche se non è veramente così, dalla linea Kenner. Pessima qualità e un pessimo aspetto. Nel 1990 riuscì, dopo aver perso la licenza DC Comics, ad ottenere quella per la Marvel e così debuttò con i Marvel Super Heroes realizzando vari personaggi di quelle testate. Da lì viene il nostro Capitan America. Noi quando lo vedevamo nei negozi pensavamo immediatamente al film di cui ho parlato prima o ai vecchi fumetti di nostro padre che avevamo letto e, insomma, in realtà eravamo attratti non poco da questo pupazzetto. Il primo Capitan America prodotto da Toy Biz è un giocattolino che deve ancora qualcosa ai vecchi superpowers di Kenner, che erano usciti poi 6 anni prima. La struttura in generale del personaggio è la stessa, è un po' più grande, qui siamo sui 5 pollici decisamente, ma anche le articolazioni sono quelle dei Kenner. Possiamo ruotare la testolina, muovere le braccia in avanti e indietro, muovere le gambette in avanti e indietro e piegare le sue ginocchia. Quindi già possiamo dargli qualche posa dinamica di quelle che abbiamo visto sulle copertine dei vecchi fumetti di Jack Kirby, non altrettanto dinamica, ma da bambini ci potevamo anche accontentare. Il materiale non è pessimo, ma neanche molto buono, una plastica flessibile ma ancora piuttosto rigida, più di quanto ci aspetteremmo per l'estremità di un pupazzetto così piccolo. Però possiamo apprezzare che tutti quanti i dettagli del costume del personaggio sono stati scolpiti, fanno parte dello stampo, insomma è veramente dettagliato. Oggi parliamo molto di questo quando guardiamo l'action figure, beh, non è nulla di nuovo. Tutte quante le squamine della parte alta del suo costume sono state scolpite e sono presenti nello stampo. Addirittura le stelline sul davanti e sul dietro del torace sono in rilievo rispetto al resto e sono state dipinte con molta precisione, non c'è sbavatura, e bianco ha centrato perfettamente il bersaglio, forse più di quanto non succeda oggi stesso. La maschera è stata scolpita in rilievo rispetto al resto del volto, ciò nonostante non possiamo riconoscere veramente un faccino, qui è così tanto generico, il nasino è solamente una patata. Abbiamo una bella decalcomania dell'A sulla fronte e riconosciamo le orecchie ai lati della testa. Insomma, è bruttino, ma c'è decisamente un certo impegno, la compagnia Toy Biz stava iniziando a darsi da fare. Certo, guardate come hanno realizzato la separazione qui fra le nati, che sembra incisa con un coltellino in fretta e furia. Carino il bordino sugli stivali, da bambino mi piaceva un sacco questo dettaglio del suo costume ed era bello vederlo veramente scolpito sul pupazzetto. Insomma, il nostro Capitan America non è bello, ma agli occhi di un bambino veramente non gli mancava nulla. E non mancava neanche lo scudo, con il personaggino ne troviamo uno tanto semplice quanto soddisfacente. Hanno scolpito, non sono solamente colorati, i
cerchi concentrici tutto intorno, invece è solamente colorata la stellina bianca sul blu, ma non è per via della pigrizia, perché abbiamo visto che in generale i dettagli ci sono tutti. Qua dietro abbiamo anche un'impugnatura, questa sorta di scanalatura qui, che dovrebbe far presa sul polso del personaggio. Purtroppo non sarà facile farlo rimanere in posizione, insomma, decisamente non funziona tanto bene come impugnatura, ma non è così grave, perché in realtà non abbiamo solamente lo scudo, abbiamo anche un cannoncino per lanciarlo. Ecco qui, ho sempre notato come fosse abbozzata la forma di questo cannone, sembra una parte del personaggino che noi non dovremmo vedere, come se fosse solamente un meccanismo interno. Leggiamo il copyright, ciò nonostante 1990 Marvel China, quindi questo oggettino qui con la sua forma così priva di significato e inequivocabilmente Marvel, una molla dentro, un pulsantino, perfetto. Dobbiamo mettere il cannoncino al polso di Capitan America, così possiamo incastrare il suo scudo in posizione, lui farà clic finalmente e ora, premendo il pulsantino qua dietro, Capitan America lancerà il suo scudo proprio come nei fumetti. Molto divertente. Il pupazzetto era dunque una rappresentazione ingenua ma fedele del personaggio visto nei fumetti, e questi erano prodotti principalmente per i bambini, così come naturalmente anche i giocattoli. E quello dei giocattoli era un settore molto competitivo all'epoca, vendevano poi tantissimo, così se Batman aveva la sua Batmobile, Toy Biz pensò di dare a Capitan America la sua Turbo Coupe. Ecco qui vediamo dall'illustrazione sulla scatola che sembra una sorta di Corvette forse, ma chiaramente molto modificata. Vale anche la pena di notare la grafica delle confezioni di questa linea Toy Biz. Abbiamo alcune tavole dei fumetti in bianco e nero dalle quali prendono vita e diventano a colori i nostri giocattoli. Molto carino. Questa cornicetta blu con le stelline gialle però rimanda direttamente ai superpowers della Kenner. Insomma, ancora non ci eravamo del tutto allontanati da quel modello. Sul lato della scatola abbiamo una fotografia del prototipo. Vedremo che la macchina vera e propria ha qualche differenza, soprattutto nell'alettone qua dietro. Ci anticipano alcune delle sue funzioni. Qua dietro di nuovo abbiamo il prototipo dell'auto, e non abbiamo vetri trasparenti purtroppo neanche nel giocattolo di produzione, e vediamo quali sono le funzioni e la postazione per il nostro personaggio. Dall'altra parte di nuovo una foto del prototipo del modellino, e adesso vediamo come giocarci. L'auto è lunga più di 30 cm, quindi regge bene come proporzioni con il suo personaggino, e una volta estratta dalla scatola, prendendola in mano, rimaniamo subito piacevolmente sorpresi dalla sua massa e dalla qualità dei materiali. Infatti in una linea di giocattoli che decisamente non era eccellente, questa automobilina è veramente pesante. La plastica è di ottima qualità ed è spessa, non abbiamo spessori esposti, hanno richiuso praticamente tutte le parti che non dovremmo vedere, anche il fondo è ben sigillato, e per dirla tutta, come massa, come qualità, sembra anche superiore a quella della Batmobile della Dark Knight Collection di Kenner, uscita nello stesso anno. Quella là era splendida nell'aspetto, ma i materiali non erano così buoni e solidi come quelli dell'auto di Capitan America. La cosa ci ha sorpresi molto, visto che in generale Toy Biz all'epoca ancora non lavorava bene. Se pensiamo che solamente l'anno prima nella sua Batmobile la funzione degli scudi protettivi era resa con un foglietto di plastica termoformata che si rompeva al primo tentativo di utilizzo. Abbiamo degli adesivi sui cerchioni delle ruote e poi per il nome Capitan America sui parafanghi. Se non sbaglio però erano già tutti quanti preapplicati dalla fabbrica. Per il resto tutto il colore che vediamo sono applicazioni di pittura, quindi le strisce rosse e bianche, le stelle sulle fiancate, anche lo scudo qua davanti e quello qua sopra sull'alettone. Stessa cosa vale per il nero dei vetri, che come dicevamo prima purtroppo non sono veramente trasparenti. Questo è il difetto più grosso di questo giocattolo a mio avviso. Non c'è la licenza di alcuna marca o modello di automobile veramente esistente, così a parte questa forma cilindrica sul cofano che sembra ispirata effettivamente proprio alla Batmobile guidata da Michael Keaton l'anno prima, per il resto le linee della coupé di Capitan America ricordano quelle di una Chevrolet Corvette di fine anni 80, e direi che potremmo averne conferma semplicemente guardando i suoi fanali posteriori. Per accedere al vano interiore separiamo le due metà dell'abitacolo, possiamo utilizzare gli specchietti retrovisori per far leva ad esempio. Ecco qui vediamo l'interno dell'auto di Capitan America.
Il sedile è bianco, non abbiamo dei comandi veri e propri, è molto stilizzato nelle forme. Lì davanti c'è un cruscotto nero, ma di nuovo non c'è nulla di particolarmente vistoso come dettagli. C'è però una specie di cloche, non sarà possibile per il personaggino arrivare ad impugnarla, ma eccola là, piccolina, nascosta sotto al parabrezza. È molto buio anche perché, come dicevamo, i vetri purtroppo non sono veramente trasparenti, ma questo è lo spessore delle sue parti, molto buono. Facendo qualche manovra per far passare i piedini sotto al volante, possiamo mettere Capitan America a sedere dentro la sua coupé e finalmente possiamo anche richiuderne l'abitacolo. Si richiude perfettamente, quindi è bello che il personaggino sia interamente contenuto. Voilà, siamo pronti per dare la caccia al Dottor Destino. La prima arma che abbiamo a disposizione, beh, trattandosi di Capitan America, sarà proprio il suo scudo qua sulla parte frontale dell'auto, che farà da ariete di sfondamento. Non dobbiamo fare altro che premere il bottoncino rosso qui sul cofano. Allora prendiamo il malvagio Dottor Destino e vediamo se riusciamo a fargli fare un bel volo. Direi proprio di sì. Ma anche se Destino riuscisse a sfuggire a quell'ariete, non sarebbe detta l'ultima parola. Infatti possiamo ancora aprire l'abitacolo e estrarre un glider, un aliante con il nostro supereroe a bordo. Voilà, viene fuori dall'auto. Purtroppo non abbiamo una cintura di sicurezza che tenga il personaggino saldo sul veicolo, ma comunque sì, adesso vedremo che c'è qualcosa di più in questo piccolo glider. Infatti adesso che l'abbiamo estratto possiamo completarne la trasformazione per farlo decollare. Le aluce qui sull'alettone dell'auto si allargano, voilà, bene, anche di poco, quindi carina come trasformazione. E qui sotto abbiamo i carrelli con ruotine che girano veramente davanti e dietro, così, ruotine in plastica nera. Il nostro veicolo adesso può atterrare, decollare e sarà anche in grado di correre sul pavimento della nostra cameretta. Le forme sono molto semplici, ma abbiamo qualche dettaglio qui davanti, forse questi sarebbero dei faretti. Qui abbiamo dei propulsori, ripeto, mi piacciono queste luci che si sono allargate ed è bello poter fare atterrare e correre su strada il nostro veicoletto. Quindi non abbiamo altre funzioni, ma è carino, semplicissimo ma divertente. E di nuovo qui abbiamo un po' di colore, quelli che abbiamo già visto sull'auto prima fondamentalmente, e poi in più le stelline sulle fiancate. Eccoli qui, Capitan America e la sua Turbo Coupé, prodotti da Toy Biz nel 1990 per la linea Marvel Super Heroes. Il personaggino è semplicissimo, eppure non gli manca nulla, è tutto quello che avremmo richiesto noi come bambini che avevano conosciuto il personaggio attraverso le pagine dei vecchi fumetti o forse le poverissime animazioni dei vecchi cartoni animati. Ha la particolarità di essere il primo Capitan America prodotto dalla Toy Biz, una compagnia che divenne poi molto importante per le action figure della Marvel. Fu lei a iniziare a concepire le Marvel Legends, che esistono ancora oggi. Ma non dimentichiamo, non era assolutamente il primo pupazzetto dedicato a questo personaggio. Già prima, nell'84, la Mattel aveva realizzato un Capitan America per le Marvel Super Heroes Secret Wars. Ancora prima, negli anni 70, Mego Corporation ne aveva fatti di tutti le dimensioni e di tutte le scale possibili. E ancora più indietro, negli anni 60, la Ideal aveva introdotto un Capitan America nella sua serie Captain Action. Quindi decisamente c'era già una lunga storia di pupazzetti dedicati al nostro supereroe incappucciato. L'auto invece non è qualcosa che avremmo richiesto, non faceva parte dell'immagine che abbiamo comunemente di Capitan America, eppure è stata una piacevolissima sorpresa, proprio per la qualità con cui è stata realizzata. Complimenti a Toy Biz, che l'ha fatta bella massiccia con un'ottima plastica spessa e divertente. In realtà già la Batmobile, che aveva prodotto nell'89, come abbiamo vista nella recensione che l'abbiamo dedicato e che trovate qui sul nostro canale, era sorprendentemente solida. Quindi complimenti a questa giovane Toy Biz. Non sarà difficilissimo procurarveli se volete mettervi a cercare questi giocattoli, non sono ancora diventati costosissimi. Certo, sono giocattoli di più di 30 anni fa, non sono facilissimi da reperire, ma i prezzi che hanno sono ancora abbordabili. E così siamo alla fine. Se il video vi è piaciuto potete cliccare su mi piace qui, questo ci aiuterà moltissimo. Se invece volete vedere altri video dedicati ai giocattoli del passato, ce ne sono tantissimi, cliccando qui sul bollino blu Librandi, dove potrete iscrivervi al nostro canale. Ciao!